Buon compleanno Italia! Ognuno festeggia a modo suo. Come lo fa la Croce Rossa Italiana in una manifestazione a Biella curata dal Comune e dall'Associazione Palasciano? Ma la Croce Rossa Italiana festeggia a Biella presso il Museo del Territorio i 150 anni d'Unità d'Italia, appunto con una mostra storica, con dei documenti storici importanti, dei mezzi storici. Quale migliore associazione se non la Croce Rossa per poter testimoniare questi 150 anni di unità? Il dottor Pianese qui accanto a me è stato veramente un insieme di tanti piccoli comitati di Croce Rossa di tutta Italia e quindi è una testimonianza di unità. E per quanto riguarda l'Italia, per noi quest'anno era importante dire che la Croce Rossa nella storia d'Italia c'è sempre stata e ci sarà. Quindi partiamo dal periodo risorgimentale, dal 1848, quando si doveva fare l'Italia e non era ancora stata fatta la Croce Rossa e arriviamo ai giorni nostri. Mauro Pianese è il presidente dell'Associazione Ferdinando Palasciano, che raggruppa 70 collezionisti tematici di reperti Croce Rossa. Palasciano, medico, generale dell'esercito, sancì per la prima volta il principio della neutralità del combattente ferito. La mostra è testimone di un periodo importante della storia d'Italia. Uno dei reperti è questa ambulanza, una Bianchi del 38, che servì per il trasporto di Benito Mussolini, arrestato all'uscita da Villa Savoia. Tante le iniziative a corollario delle manifestazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Presso la mostra c'è un ufficio postale distaccato, c'è anche una cartolina specificamente dedicata a questo evento e sarà possibile quindi timbrare presso l'ufficio con questo annullo. Ci sono 2 mesi di tempo presso lo sportello filatelico delle poste di Biella dove questo annullo rimarrà per un certo periodo. I volontari Croce Rossa, uomini, donne di ogni età ed estrazione, impegnati a tutelare l'incolumità delle persone, donando tempo prezioso della propria vita.